Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Inizio il video dicendo sì, la patch del cataclisma mi piace, ma c'è un grosso problema. Ne parlerò dopo, prima vi mostro qualcosa dal PTS che non hanno annunciato in live e che secondo me sono dei passi avanti di non poco conto per quanto riguarda il gioco stesso. Inizio subito col farvi vedere i nuovi game mod che si sono ampliati nel mentre. Come potete vedere ci sono le missioni aggiuntive in altro che non vi spoilerò, quindi state tranquilli, potete continuare a vedere il video. Il free play con il simbolo del cataclisma, ci arrivo dopo a quello, il cataclisma, le roccaforti, le leggendari mission e le due versioni della quick play, una per le random e una per le quick play stronghold. Bene, altri cambiamenti evidenti game, è cambiato il mercato, è stato aperto un altro negozio per il Javelin Store, praticamente di fronte ai portoni che portano in piazza, e in un altro angolo della città sono state aggiunte le prigioni, che non vi mostro perché fanno parte della storia principale nuova, con altri PNG che plausibilmente daranno nuove missioni appena si terminerà la nuova storia, così presumo perché non mi voglio rovinare io, quindi scusatemi nulla, e quindi credo che non la farò fino all'uscita proprio della patch stessa. Passiamo quindi ai Javelin, ecco la prima aggiunta detta in live, cioè l'aggiunta del gear dell'arma. Ecco, questo gear ricorda a tutti che non cambia l'arma in sé, ma ne cambia gli effetti. L'altro cambiamento, io ve lo mostro tramite il ranger, sono i support gear mitici e leggendari che si possono ottenere. Passiamo ora alla parte social del gioco, che fino ad ora non ha detto cose particolari in sé al gioco, perché in realtà la parte social di Anthem era praticamente inesistente. Bene, saranno aggiunte le gilde, come potete vedere, visto che ora si può comunicare inoltre con gli altri giocatori, anche se in modo diciamo indiretto tramite le emoticon, ve lo ricordo, è stato detto questo in live. Hanno anche aggiunto l'ignore list per tutti quei giocatori di cui non volete avere a che fare, anche perché in Anthem, finché ci giocavano parecchi giocatori, la maggior parte di quelli che si incontravano in roccaforte andando in matchmaking erano delle capre di proporzioni epiche, o entravano in GM3 con gear inesistenti, oppure proprio non erano in grado di giocare, quindi morivano costantemente. Bene, hanno aggiunto l'ignore list, così quelle persone voi non le rivedrete mai più. Ora parliamo del cataclisma. Prima cosa, nota dolente, fregacazzi no, Bioware no, porco il clero. Il cataclisma, questo evento assurdo che non mostra alcun effetto nella mappa in free play, ma porca di quella puttana, dai cazzo, ci hai mostrato nei trailer i Javelin correrci in mezzo, una cosa ultra epica, ultra figa, e mostra ciofecata con le palme che si piegano. Non ci siamo, Bioware, non ci siamo per niente su questa cosa. Di tutt'altra avviso invece è carino che in free play, come vedete dalle immagini, compaiono delle missioni particolari in giro per la mappa che aprono un gate. Gate che una volta aperto, per intenderci, è quella palla luminosa sospesa in aria, vi porta in un'area, in un'arena, in cui si dovranno fermare delle invasioni. Questo evento è ripetibile fino alla morte e si svolge in tre tier, quindi voi entrate nel gate, ci sono tre step e ogni volta che si conclude uno step o un tier ci viene data una cassa. Ok, ora parliamo del cataclisma, tralasciando l'aspetto estetico, sarà un gran palo nel culo. Sicuramente ci saranno persone che ve l'avranno mostrato in tutte le salse su Twitch, ma finché, fidatevi, non ci mettete le mani sopra, anche vederlo sembra una cagata, in realtà non lo è. L'ho provato circa 4-5 volte per capire l'esatta portata e la difficoltà dell'evento e vi assicuro che è un gran palo nel culo, almeno in GM3. Volare significa morire, volare per un tot di tempo significa morire. Uccidere i mob significa distruggersi di mazzate fino alla conclusione della quest, perché i mob continuano a respawnare finché voi in quell'area non avete concluso la quest di turno. Fino poi ad arrivare a Vara, che è l'evento principale del cataclisma. Ovviamente tutto questo con un tempo che scade, lo score a cui badare e la propria vita che scende permanentemente in pratica. Che dire, sarà divertente vedere chi riuscirà a fare più punti in questa modalità.
Bene, non volevo spoilerarvi altro, non vi mostro altro, giocherò ancora qualche giorno e vedrò di tirare fuori qualche altro screen nuovo e magari qualche video per farvi capire meglio che cambiamenti arriveranno con il Cataclisma. Se riesco, metto alla prova il sistema di lutte, o meglio, i cambiamenti del sistema di lutte con le nuove modifiche. Quindi il fatto che non ci sia più la stat fortuna, il fatto che in teoria in geometra dovrebbero droppare molto meglio, eccetera, eccetera. Bene, con questo è tutto, GG a tutti quanti.